privato in qualche modo riesce a gestire le aziende, il privato con la politica e con la sua mentalità riesce a soddisfare le esigenze del consumatore finale e quindi riesce il trasporto pubblico locale a fornire un servizio che vediamo su più belli, molto più frequente, dove gli auto sono, diciamo, meno carichi di utenza di cittadini e dove soprattutto costa meno cittadini. In verità, alla fine di quel percorso, quando il comune di Genova, il sindaco Mario di Vincenzo, aveva deciso di riacquistare AMD, ha portato, diciamo, a casa le azioni nel produrre il risultato finale, che poi alla fine si vede nei risultati, è stata la privatizzazione di AMD, è costata al comune di Genova circa 19-20 milioni di euro, che sono i soldi che in qualche modo il comune di Genova ha dato, ma non per le azioni, non solo per le azioni, ma per le consulenze che ha dovuto pagare all'inizio del percorso, oltre naturalmente ai soldi che aveva messo sul capitale di AMD, ma per l'utente finale si è passati da un servizio che contava circa 32 milioni di chilometri nel 2005, se non ricordo male, a circa 28 chilometri e mezzo quando è stata ceduta alla fine del 2010, se non ricordo male. In più il biglietto è aumentato, allora era un biglietto che costava al cittadino 1 euro e era 90 minuti, oggi quel biglietto costa 1,50 euro. Abbastanza pesanti in quel caso sul servizio. È un po' quello che sta succedendo a Firenze, cioè ACA è stata privatizzata al 100% e i 200 esuberi che aveva dichiarato Bus Italia, che è l'azienda, diciamo, una delle aziende del satellite delle ferrovie dello Stato, aveva dichiarato 200 esuberi. Oggi il comune, che in qualche modo, che il sindaco lo conosciamo tutti, è il sindaco Renzi, si era dichiarato disponibile a senza lasciare nessun laboratorio per strada, però Bus Italia gli ha chiesto il conto, cosa che non viene detta sui giornali, ma il conto è che si deve anche liberare per salvare quei lavoratori l'aumento del prezzo del biglietto. E quella, diciamo, è un'altra, diciamo, di quelle situazioni che il privato si fa forte. Quindi l'esperienza che abbiamo avuto dal privato con il privato è stata proprio un'esperienza del tutto negativa, come cittadini lo fanno, lasciando perdere quello che è successo ai lavoratori, perché il lavoratore naturalmente senza far soffrire nessuno, nel senso che in qualche modo non è stato licenziato nessuno, ma AMT ha perso circa 350 postazioni di lavoro, cioè 150 lavoratori che nel periodo di vari passaggi all'interno, diciamo, della proprietà mista pubblico privata sono stati, diciamo, tolti di città. Abbiamo perso due rimesse, poca classe e l'officina con gli elementi e abbiamo in qualche modo tagliato, come ho detto, il video. Ora, per chiudere la mia, diciamo, il nostro pensiero, il pensiero della nostra organizzazione di categoria sulla questione delle privatizzazioni, e in qualche modo è stato un lavoro che abbiamo fatto con i delegati degli enti e dei TV per cercare anche di sensibilizzare l'argomento all'interno del mondo stesso sindacale. C'è un po' di tutto, ci sono quelli che sono favorevoli e quelli che sono in contrario. Oggi la posizione che la nostra organizzazione sindacale da diverso tempo esprime è proprio di contrarietà alla privatizzazione. Ora, leggendo naturalmente il documento, sicuramente è un documento che è condivisibile in ogni sue parti e soprattutto illustrato poi ultimamente da Pino Cosentino, credo che trovo da parte mia, nella considerazione personale, una forte positività. Credo anche io, come diceva Pino, che cambiare, diciamo, genere all'azienda, cioè far passare da SPA a azienda speciale, non è una convenienza strutturale, cioè non è che con quel sistema si rende, diciamo, un'azienda più efficiente, efficace, meno
assoluta, un comune con quello di Milano ha deciso di trasformare un'azienda SPA e quindi diciamo togliere dal pensiero di poterla privatizzare in un'azienda speciale. La stessa cosa serve diciamo per quanto riguarda le aziende SPA del comune di Genova, un segnale politico. Un segnale politico è non creiamo delle aziende che storicamente hanno, perché hanno una pubblica o comunque tra virgolette pubblica, ma non veramente pubblica, come diceva Pino, debbano per forza sperperare risorse e quindi ci deve essere un controllo anche degli utenti, dei cittadini, dei lavoratori affinché questo non avvenga. Però io qua concludo veramente, credo che il centro di tutto purtroppo, perché purtroppo ormai quello che abbiamo di fronte è un sistema economico che non permette attualmente di creare deficit di bilancio, perché se si potesse fare questo sicuramente, naturalmente con tutte le cautele possibili, si potrebbero diciamo rivitalizzare tutti i servizi pubblici, tutti i servizi alla persona. Credo che ci sia però un problema sostanziale di risorse, cioè senza risorse sia pubblico o privato non funziona. Hanno bisogno di risorse pubbliche, il trasporto pubblico locale ha bisogno di trasporti di risorse pubbliche, perché quello che paga l'utente non è il costo effettivo, che, cioè non è quello, il prezzo che copre totalmente il costo, copre solo una minima parte del costo, il resto, il 65%, deve essere a carico della fiscalità generale. Poi naturalmente ci sono le discussioni stile anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, cioè cassa di scopo. Naturalmente ci possiamo divertire a creare qualsiasi tipo di soluzione. Noi abbiamo nel nostro piccolo, tenendo conto anche delle difficoltà che in qualche modo versano le aziende di limitare il trasporto pubblico locale, perché a parte Milano tutte le aziende sono ridotte alla stessa maniera, basta guardare anche lì vicino a noi, un'azienda di trasporto pubblico che tra l'altra cosa fa un servizio a posto del personale ridotto rispetto ad altri, ha un problema esagerato, cioè una cifra di 4 milioni di euro su dei costi che si aggirano intorno ai 30, MT ha un problema di 10 milioni di euro, ma ha dei costi intorno ai 200 milioni, immaginatevi che disastro sta accadendo in quella azienda, infatti molto probabilmente scoppierà il caso della propria identità. Dicevo quindi, il problema sono diciamo, le risorse. Noi abbiamo qualche idea messa sul campo, magari quelle un po' più spicciole che magari qualche consigliere comunale conosce, perché abbiamo avuto da questa parte incontri sia con consiglieri comunali di maggioranza, di minoranza, quelli che in qualche modo hanno avuto la volontà di ascoltarci, cioè soprattutto l'assessore Danino, con la Confederazione, con la CGL, che voglio ricordare, si è deciso di Guiriani, possono, grazie alla mobilitazione dei lavoratori soprattutto, alla mobilitazione delle associazioni qua presenti, e soprattutto anche ricordo ad alcuni consiglieri comunali qua presenti, che in qualche modo hanno collaborato per cercare di sospendere la mezza vittoria, ci consente comunque di discutere senza quella delibera, che sarebbe stata una cosa molto disastrosa per quanto riguarda soprattutto Anno e Aster. Dicevo, alcune soluzioni da trovare, da quelle più futili, quelle più semplici, quella di far pagare i croceristi, visto che passano milioni di croceristi a Genova, quella di far pagare il Gran Turismo. Ma una soluzione, due soluzioni che potrebbero essere utili anche al dibattito di oggi possono essere la prima. Sarebbe molto interessante se a livello nazionale qualcuno dicesse di non far pagare l'IVA a soggetti di trasporto pubblico locale, non l'IVA su quello che acquistano, ma sul contratto di servizio, cioè su quello che i comuni pagano alle aziende per fornire il servizio. Cioè il governo dà i soldi ai comuni, alle regioni, ai comuni per fare il servizio, i comuni diciamo pagano, le aziende fatturano e ci pagano il 10% di IVA. Il 10% ad esempio su il contributo che MT percepisce dal comune è di circa 9 milioni, cioè senza l'IVA si potrebbero mettere i 9 milioni che MT paga, o comune paga, di IVA, si potrebbero mettere e sarebbero risolti automaticamente i problemi di bilancio di Eredi, perché di Eredi non ha un problema, è vero, è stata male, se ci sta male, molto probabilmente anche abbiamo fatto un buon lavoro con le organizzazioni sindacali
importante, che è una di quelle proposte che si potrebbe fare è quella. La seconda, quella un po' più casareccia, è quella che abbiamo in qualche modo messo, qualcuno lo ricordava prima, forse il primo genovese almeno all'interno del mondo di chi si vuole interessare alla politica, che ha capito l'accordo che abbiamo firmato negli anni 10, cioè il sacrificio dei lavoratori serve per non far privatizzare l'attiva per tenere la piedi economicamente. Noi abbiamo chiesto al Comune e alle regioni due cose. La prima, più importante, è quella di creare l'agenzia che permetterebbe di scaricare parte dei costi dell'IVA. Non saranno sicuramente tutti i 9 milioni che in qualche modo oggi spende a mettere il Comune sull'IVA sul contratto di servizio, però già costano la metà sarebbe il contributo. E l'altra, attualmente, quello che ha fatto l'ex assessore Balzani del Comune di Genova, che era assessore del Comune di Genova, di Lace ora e a Milano. La prima cosa che ha fatto è quella di andare a rastrellare un po' di soldi dal fondo dalla comunità europea. C'è ancora poco tempo, anzi pochissimo, forse siamo sul tempo massimo, dovremo vedere il prossimo anno o il prossimo bilancio europeo, perché lì ci sono dei fondi per rinnovare il parco mezzi delle aziende di trasporto pubblico. Guardate, abbiamo un esempio, Milano sta facendo, a costo zero naturalmente, quindi a costo interamente della comunità europea, l'ha fatto la regione Sardegna. Chi va in Sardegna vedrà che ci sono tutti i mezzi energetici nuovi, perché nel 2010 proprio utilizzato i fondi europei per rinnovare il parco mezzi. Quello